Sette operatori umanitari della ONG World Central Kitchen sono rimasti uccisi in un raid israeliano sulla striscia di Gaza. Le vittime sono di nazionalità australiana, polacca, britannica, palestinese e con doppia cittadinanza americana e canadese. L'esercito israeliano ha affermato che sta conducendo una revisione approfondita dell'incidente. Una fonte medica dell'ospedale di Al-Aqsa, nella striscia di Gaza centrale, ha riferito che alcuni dei corpi degli operatori umanitari e del loro autista palestinese sono stati portati in ospedale dopo che un'auto su cui viaggiavano sulla strada costiera è stata colpita da un attacco aereo a Deir el-Balah. L'organizzazione World Central Kitchen ha annunciato che sospenderà immediatamente le sue attività nella striscia di Gaza.